Sarà discussa davanti al GIP nel pomeriggio presso il Tribunale di Teramo l'opposizione presentata dalla stazione ornitologica abruzzese alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura verso alcune questioni riguardanti il laboratorio di fisica nucleare e il bacino acquifero. Per l'associazione ambientalista la richiesta di archiviazione firmata dal pool DPM coordinati dal procuratore Antonio Guerriero non terrebbe conto di tutta una serie di questioni sollevate nei numerosi esposti presentati. In questi anni abbiamo depositato plurimi esposti sulla vicenda del Gran Sasso, su molte questioni aperte. Noi abbiamo fatto accesso agli atti, quindi ci siamo mossi con i documenti ufficiali e abbiamo scoperto che c'erano state omissioni gravissime, non solo per quanto riguarda l'acqua, ma anche per i piani di sicurezza degli esperimenti, dei laboratori in genere, e per questo abbiamo depositato degli esposti in procura. Un esposto è andato in porto perché è partito il processo relativo a rischi che corre l'acqua per le attività dei laboratori e dei tunnel autostradali, ma dall'altro lato la Procura di Teramo non ha approfondito alcuni spunti che noi avevamo indicato appunto con le carte, ad esempio l'omissione dell'approvazione dei piani di sicurezza per quanto riguarda la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. I laboratori sono classificati appunto impianto a rischio di incidente rilevante, oppure delle segnalazioni che venivano addirittura dai NOE, dai carabinieri, per quanto riguarda una insufficiente gestione dei rifiuti dei laboratori, addirittura che non sarebbero stati perfettamente tracciabili, una cosa estremamente grave segnalata appunto dai NOE alla Procura, ma la Procura non ha inteso fare approfondimenti. Inoltre, sia il Parco del Gran Sasso che gli stessi carabinieri di NOE dicono che serve per fare attività sperimentali il nulla osta del Parco del Gran Sasso per costruire gli apparati sperimentali, eppure il PM ha ritenuto che questa autorizzazione, che viene chiesta a tutti i cittadini anche per realizzare una recinzione, per i laboratori non servisse. Ecco, noi per questo abbiamo fatto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM.